Io vorrei iniziare leggendovi un breve brano autobiografico tratto dalla copertina di un disco. Il disco è Quatuor per la fine dei tempi, del tempo. Raccoglie un'opera di un musicista francese ancora vivente, nato nel 1908. Il musicista si chiama Olivier Messiaen e ha presentato così quest'opera, che è un tentativo di rilettura musicale dell'Apocalisse. È un tentativo di ricostruzione attraverso la fantasia creatrice di quest'opera che forse, prima di tutto, richiede un'attenzione proprio alla poesia di ogni persona. Richiede un'attenzione alla fantasia creatrice poetica di ogni persona. Concepito e scritto durante la mia prigionia, quest'opera fu data in prima audizione allo Stalag 8A il 15 febbraio del 41. Eravamo a Görlitz, in Slesia, con un freddo atroce, il campo di sepolto sotto la neve. Noi eravamo 30.000 prigionieri, francesi per la maggior parte, con qualche polacco e belga. I quattro strumentisti suonavano strumenti rotti. Il violoncello di Stefano Pasquier non aveva che tre corde. I tasti del mio piano s'abbassavano e non si alzavano più. I nostri vestiti erano inverosimili. Io ero coperto con una veste verde completamente stracciata. Portavo sandali di legno. L'uditorio riuniva tutte le classi della società, sacerdoti, medici, piccoli borghesi, militari di carriera, operai e contadini. Quando ero prigioniero, l'assenza di cibo mi dava come dei sogni colorati. Io vedevo l'arcobaleno dell'angelo, vedevo strani movimenti di colore, ma la scelta dell'angelo che annuncia la fine del tempo riposa per me su ragioni molto più gravi. Io, essendo musicista, ho lavorato col ritmo, e il ritmo è per eccellenza cambiamento e divisione, e studiare il cambiamento e la divisione è studiare il tempo non relativo, il tempo assoluto. E allora vedete che quest'opera musicale, tenta di studiare quella che secondo quest'autore è il nucleo, la cellula germinale di tutta l'opera dell'Apocalisse. L'opera dell'Apocalisse sarebbe racchiusa attorno a questa parola che noi pronunciamo con estrema facilità e che in realtà invece è una parola terribile, la parola tempo, non un tempo generico, il tempo per eccellenza. Come diceva giustamente Claudel, da quando è avvenuta la creazione, da allora si deve sempre aspettare e parlare soltanto di fine. Non si può più aspettare una creazione, un inizio. Ed è per questo che allora il libro dell'Apocalisse è diventato la meditazione sul tempo che si spegne, sul tempo che fluisce verso una specie di baratro. Ed è stata questa la chiave di lettura. Noi cercheremo, attraverso queste lezioni, un po' di smentire anche questa chiave di lettura e di far vedere alcuni angoli riposti di questo libro. Io vorrei innanzitutto, come premessa, ricordare un fatto molto semplice per tutti coloro che vorranno da questo momento in avanti iniziare ad aprire questo libro, a fare questa stessa esperienza, magari non nel freddo, magari però anche nella stessa solitudine di Messiaen. Questo libro, badate bene, è un libro che non si deve aprire per leggerlo tutto di fila, come se fosse una specie di grande storia, come se fosse una parabola. È un libro che richiede soprattutto due attenzioni: l'attenzione alla connotazione e l'attenzione alla decifrazione. Voi sapete che ogni parola pronunciata ha un valore immediato, un valore primario, un valore che viene captato subito, un valore esplosivo.
un valore che permea immediatamente il nostro cervello. Ma dietro ogni parola c'è anche, parecchie volte, c'è la connotazione, c'è quel colore, c'è quella striatura impalpabile che non si può magari quantificare, non si può neppure spiegare. Anche le parole più elementari hanno dietro di sé dei segreti, dei veri e propri mondi. Ecco, il libro dell'Apocalisse è un po' così. Un libro che deve essere letto continuamente cercando di avere una specie di orecchio a conchiglia, come la conchiglia del mare, che raccoglie tutte queste connotazioni segrete, che raccoglie questa musicalità sepolta, sepolta sotto la banalità di una parola. Ed è per questo che allora l'Apocalisse è anche un libro da decifrare. È come se fosse, questa è una definizione di uno studioso dell'Apocalisse, è come se fosse un'immensa, colossale anagramma. Un anagramma che noi dobbiamo cercare piano piano di individuare nei suoi vari componenti, nelle sue varie componenti. E allora io dico che adesso noi, iniziando questo lavoro, ci troviamo veramente in una difficoltà. Perché, dicevo, io lo dico spesso, quelle poche volte che ho avuto occasione di parlare dell'Apocalisse, io l'ho detto perché è un po' l'impressione che prova soprattutto l'esegeta, che prova lo studioso della Bibbia, il quale si trova nella stessa situazione. Possiamo fare l'esempio, non so, di Paganini. Si trova nella situazione di quel bravo, diligente esecutore il quale ha in mano un minimo di strumentazione e quindi potrebbe anche paradossalmente col suo violino eseguire tutte quelle note, eseguire tutti quei grappoli sonori, ma alla fine noi ci accorgiamo bene che, spiegato così, tutto sommato quell'opera può diventare, quel testo può diventare semplicemente una operazione di bravura, una operazione di tecnica musicale. Se noi sentiamo invece chi ha lo strumento più affinato, strumento della mente, strumento della mano, strumento della sensibilità, se noi abbiamo un attardo, ecco che allora riusciamo a capire che quel testo diventa comprensibile. Ed è per questo motivo che noi useremo degli strumenti che sono strumenti un pochino deboli, incapaci, che non riescono a rendere l'impressione completa di questo monumento, di questo strano monumento che è stato tante volte comparato alle opere, io penso, di un romanziere che dovrebbe essere un po' amato da tutti, perché ha segnato certamente in una maniera indelebile, io credo, il nostro Novecento. Spesse volte gli autori, in maniera a proposito e a sproposito, certe volte, ma gli studiosi dell'Apocalisse usano quell'aggettivo che è usato tante volte a sproposito e a proposito per tanti autori, kafkiano. Il libro dell'Apocalisse è questo aprirsi continuo, e vedremo anche nella simbologia, aprirsi continuo di camere, di stanze, aprirsi di un castello complicatissimo che però, diversamente forse dal grande autore praghese, alla fine ha una grande sala, ha alla fine un grandissimo monumentale affresco. Questa volta noi dobbiamo parlare in maniera introduttoria dell'Apocalisse. Io userò uno dei metodi che l'Apocalisse usa abbondantemente, userò la simbologia numerica. Adopererò i numeri, faremo una specie di pentateuco introduttorio, cinque temi, cinque strumenti che bisogna avere nelle mani per entrare in questa specie di pianeta misterioso. Dobbiamo avere tra le mani una specie di piccola mappa, mappa essenziale. Naturalmente con questa mappa non riuscirete a capire tutte le componenti, però almeno qualche passo lo si farà. Primo, il libro dell'Apocalisse è il libro dell'antitesi. È il libro dello scontro, della tensione, proprio due poli che continuamente tra di loro si respingono. È per esempio un contrasto tra fascino e vertigine. Proviamo un po' l'esperienza che può fare qualsiasi lettore. Apre a caso una pagina e sente che è una pagina curiosa, è una pagina provocatoria. Però se va avanti un po' di battute, noi tra poco faremo un piccolo esercizio, ci accorgiamo subito che si perde il filo. È proprio come una matassa aggrovigliata,
uno tenta, vuole tentare di risolvere questa specie di gioco, comincia a tirare un filo e poi piano piano abbandona sconsolato perché si accorge che è impossibile entrare in tutto questo girarsi e rigirarsi. Ancora, il libro dell'Apocalisse è un contrasto, è un'antitesi tra lotta e contemplazione. Se voi vedete, direi anche aprendo ancora a caso questo libro, vi accorgete immediatamente che esistono delle pagine che sono pagine quasi suonate con la tromba, ricordiamo che c'è il simbolo delle sette trombe, sembra quasi una marcia colossale, una marcia che avanza implacabile come se fosse una colata di lava. E al centro di questa marcia c'è continuamente questa figura grandiosa, la figura indecifrabile certe volte, decifrabile altre volte, la figura dell'antico dei giorni, questa figura colossale della divinità. Ma al tempo stesso, dopo aver suonato questa tromba, all'improvviso il libro si rilascia, si abbandona. Ed ecco che si hanno delle pagine che sono pagine tenerissime, pagine delicate persino, pagine commosse, pagine di riposo. Ancora, la lingua. Sappiamo che è scritto in greco. C'è stato uno studioso francese che ha dedicato quasi tutta la sua vita a studiare questa lingua e proprio si può dire che si verificava per lui quello che Gerolamo aveva detto un tempo per il libro di Giobbe. Era come un'anguilla. Quando era convinto di averla tenuta tra le mani, la premeva più forte ed ecco sfuggiva. Il greco dell'Apocalisse è un contrasto. È un contrasto continuo tra un greco raffinato. Si usano delle forme verbali, delle forme strutturali, che sono certamente frutto di una penna che ha nel suo interno un inchiostro nobile. Ma al tempo stesso noi ci incontriamo con forme barbariche, con errori persino, con elementi che non si riescono neppure a spiegare, neppure supponendo che l'autore non usasse il greco come sua lingua. Ecco ancora un'altra contraddizione di questo libro. C'è un'altra contraddizione anche, che è la contraddizione, io penso, che abbiamo provato tutti quando abbiamo dovuto bene o male sopportare un esame e soprattutto l'esame di composizione, quando uno ha chiaramente nella sua mente la tesi, l'idea, l'immagine, ha nella sua mente in maniera limpidissima il concetto che deve esprimere, ma ecco che si trova subito con la prigionia delle parole. Le parole vengono o vengono stentatamente oppure sono parole che sono carcerieri. Ecco, il libro dell'Apocalisse dà questa impressione. In certi momenti questo autore sente che la sua parola è misera, che la sua parola è incapace. Ed allora si vede quasi che lascia cadere la penna, lascia cadere il discorso. Mentre in altri momenti la sua parola è parola di libertà e si vede che dietro il suo pensiero cavalca in maniera totalmente libera e spontanea. Ancora un'altra contraddizione. Il libro dell'Apocalisse è il libro per eccellenza, tutti voi siete venuti, io credo, con questa chiara convinzione nella mente, è il libro del nostro futuro, è il libro del destino. È il libro di quella meta ultima della freccia della storia. Ebbene, noi sappiamo che certamente il libro dell'Apocalisse è il libro di speranza. È un libro con gli occhi fissi verso qualcosa che non c'è. Ma noi sappiamo anche, d'altra parte, che questo libro, esaminato in radiografia, esaminato accuratamente, può quasi essere considerato per pagina e pagina una specie di storia biografica del primo secolo, una specie di visione, di sceneggiatura simbolica, sceneggiatura mossa, colorata, di tanti piccoli quotidiani problemi della Chiesa del primo secolo. E forse qualcheduno di voi ha avuto tra le mani, io l'ho indicato anche in quella bibliografia, ha avuto tra le mani quel libro che ha suscitato una certa polemica anche tra gli studiosi, ha suscitato una certa discussione tra gli studiosi, frutto dello studio prolungato di un professore dell'Università di Torino, Eugenio Corsini, quel libro che ha osato
avanzare una tesi che in realtà già nel III-IV secolo era stata emessa. Il libro dell'Apocalisse è il libro del passato. È il libro di chi guarda dietro le spalle e rappresenta questo passato come se dovesse ancora venire, come se fosse profezia, mentre in realtà è soltanto ciò che già abbiamo vissuto. E ormai lui finiva il suo commento dicendo: ora tutto è finito, dice il libro dell'Apocalisse. Venuto Cristo, noi abbiamo avuto tutto. E d'ora in avanti l'uomo deve camminare da solo, col Cristo alle spalle, ma non deve più aspettarsi nulla. Passato e futuro. E da ultimo, il libro è anche un contrasto continuo tra una specie di grande magma confuso, tormentato, il magma dei simboli, e dall'altra parte il rigore della teologia. Perché il libro dell'Apocalisse non è semplicemente questa tempesta di simboli, per cui si vedono cieli che si muovono, arcobaleni dai colori più strani, si vedono colori cianotici, si vedono figure misteriose che emergono, scompaiono, numeri stranissimi. Il libro dell'Apocalisse è anche ripetutamente una teologia precisa, la teologia della storia. La teologia del senso ultimo di questo tempo nel quale noi siamo immersi, nel quale noi siamo avvolti. Questa era la prima considerazione. Il libro dell'Apocalisse è il libro dei contrasti. E allora vedete che non potrò mai avere una lente, un diaframma di lettura uguale. Dovrò continuamente muovermi su due piani. Dovrò continuamente stare attento a questa imprendibilità e anche catturare alcune volte il senso di questo libro. Secondo, un secondo problema che tutti gli studiosi di qualsiasi libro della Bibbia si pongono appena aprono un libro è rispondere ad una domanda precisa: qual è la qualità letteraria di questo libro? Questo libro risponde ad un genere, ad un modello, o è qualcosa di assolutamente inedito? Noi sappiamo che anche gli artisti più geniali devono rispondere di un loro passato, il passato della loro cultura. Rispondono di fedeltà, con la fedeltà ad alcuni schemi. E allora l'Apocalisse è un libro talmente libero da non avere nessuno schema, o c'è uno schema? L'autore, con la tecnica semitica che si usa a dire dell'inclusione, mettendo all'inizio e alla fine due luci, due segnali, ci ha fatto capire come intendeva il libro, ma lo intendeva in una maniera che per noi è forse estremamente fluida ed è tutta da definire. Ecco cosa dice, proprio in apertura, nel capitolo primo al versetto 3. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e mettono in pratica le cose che sono scritte. Perché il tempo è vicino. Questa parola è chiara, è al centro di questa frase. È una profezia. E se voi andate a vedere ancora la fine del libro, nel capitolo 22esimo al versetto 7, ecco, io verrò presto, ancora lo stesso tema. Beato chi custodisce le parole profetiche di questo libro. E la stessa cosa viene ripetuta poche righe dopo nel versetto 19. Guai a chi toglierà qualche parola di questo libro profetico. L'autore perciò si presenta come un profeta. E noi sappiamo bene che la profezia per la Bibbia non vuol dire però indovinare il futuro. Il corso che abbiamo fatto in passato sulla profezia ci impedisce di ridurre la profezia a una mantica, di ridurre la profezia a una specie di oroscopo del futuro. La profezia nel suo senso pieno è per eccellenza interpretazione del presente. E allora, dicendo profezia, questo autore vuol dire: io vi do la chiave per capire che cosa vuol dire questa tempesta entro cui voi siete inseriti. Quella tempesta che probabilmente la Chiesa stava vivendo attorno all'anno 90. Quando ormai su tutto l'enorme, colossale impero romano si agitava la tempesta della persecuzione. In questo groviglio io vi do la chiave di lettura. Quindi il libro dell'Apocalisse è prima di tutto parola del presente, è consolazione del presente, è interpretazione dell'oggi. Ma noi sappiamo anche che l'Apocalisse comincia con un titolo.
E qui c'è un'altra parola, una parola greca, quella che è diventata per noi la parola normale con la quale noi chiamiamo questo libro, Apocalisse. Questa parola deriva, come ben sapete, da un termine greco, apocalypto. Questo termine greco significa rivelare, svelare, spezzare il velo. E allora voi capite che c'è anche qualcosa di più segreto che l'autore vuole suggerire. Non è semplicemente una chiave di lettura per il presente. L'Apocalisse è anche il tentativo di spezzare l'involucro che c'è sopra la realtà. Noi viviamo nel tempo, noi viviamo nell'essere, nella realtà delle cose, noi percorriamo strade infinite. Tutte queste strade, queste realtà che noi scaviamo, noi le vediamo semplicemente in superficie. Io ora voglio farvi vedere ciò che sta sotto, ciò che è nascosto. Voglio entrare in profondità come la sapienza dell'Antico Testamento immaginava che l'uomo nella sua folle avventura per la scienza entrasse fin giù, scavando sempre più sottoterra fino ad arrivare magari paradossalmente a quelle porte, a quella frontiera che nessun uomo può valicare, o meglio che una volta valicato non può più ripercorrere, la frontiera dello Sheol, degli inferi, dell'Ade, della morte. Ecco, noi sappiamo che Apocalisse è un genere letterario nuovo, diverso rispetto alla profezia. E lo sappiamo talmente bene che esiste attorno all'Apocalisse, che è il libro più noto, il libro più popolare, il libro canonico, esiste una vera e propria marea di libri che sono i cosiddetti libri apocalittici. Sono un po' come messi su due versanti. Abbiamo una collezione di libri apocalittici che fioriscono, sono fioriti tutti attorno agli ultimi secoli dell'Antico Testamento. Uno studioso di Torino, dell'Università di Torino, il professor Paolo Sacchi, li ha recentemente pubblicati in un volume edito dall'UTET. Ha pubblicato i cosiddetti apocrifi dell'Antico Testamento. Questi libri segreti, questi libri non canonici, erano quasi tutti apocalittici. Pensiamo uno che è un vero e proprio bestseller era nell'antichità, il libro di Enoch. Un'antologia di testi diversi, disparati, dai quali emerge un'interpretazione della storia estremamente caotica e complessa. Qual era la tesi fondamentale di questi libri che sono fioriti sul versante veterotestamentario e sul versante neotestamentario? Pensate, continueranno a scrivere apocalittici, libri apocalittici, fino al VI, VII secolo dopo Cristo. Saranno applicati a Paolo, saranno applicati a Pietro, a Giacomo, a figure della cristianità, questi libri misteriosi che vogliono sempre spezzare il velo. È questa specie di grande avventura dell'uomo che non si accontenta delle spiegazioni di seconda mano e che vuole sempre scavare, perforare. Qual è la caratteristica di questi libri del versante vetero e neotestamentario? Io direi che possiamo riassumerli, ed è questa allora anche, direi, quasi una chiave da tenere presente per capire l'Apocalisse. Li possiamo riassumere con una parola sola. Sono i libri del dualismo. Vediamo che cosa significa questo dualismo. L'Apocalittica nasce, ed è per questo anche che si spiega il successo dell'Apocalisse, di tutte queste forme un po', direi, parateologiche, surrogati della religione in questi giorni, in questi nostri giorni. Pensiamo al successo di un movimento apocalittico come il movimento dei Testimoni di Geova. Adesso vi spiegherò perché è apocalittico e lo vedrete visivamente. Perché questo successo? L'apocalittica è sempre fiorita in momenti di grande crisi delle ideologie o di grandi crisi della storia. Quando l'uomo vede sempre di più tutto spezzarsi, ha creduto nei grandi miti, ha creduto nelle grandi religioni. Queste religioni hanno dato delle spiegazioni che sono spiegazioni troppo inebrianti, troppo difficili. Ed allora si preferisce trovare delle spiegazioni più semplici. Spiegazioni più affascinanti, che servano un po' come droga, che servono un po' come narcosi. Ed ecco allora che questi libri cominciano a dire: noi siamo su un tappeto, il tappeto della storia, che sta scivolando inesorabilmente verso quella che loro chiamavano la grande conflagrazione. È come una colossale esplosione. Ci sono delle descrizioni della fine del mondo in questi apocrifi che assomigliano veramente al famoso fungo che sta sopra, tragicamente, sta sopra Hiroshima.
un mondo che deve essere totalmente bruciato. E dalle ceneri di questo mondo, ecco, dall'oggi bruciato, nasce, germoglia il futuro. Quel famoso regno messianico dei mille anni, il famoso millenarismo, che prepara l'epoca definitiva, perché è un periodo di transizione, i mille anni. Dopo i mille anni comincerà il regno definitivo. E allora vedete che l'Apocalisse, l'apocalittica, è di sua natura un rifiuto del presente. Il presente in cui siamo è tutto male, è sotto il segno del maligno. E noi siamo continuamente in attesa di quel momento e continuiamo a spiare i segnali per vedere se finalmente sta per avvenire l'esplosione, sta per venire la fine. Voi sapete che i testimoni di Geova con una certa cadenza regolare annunciano la fine del mondo. Proprio questa specie di bagno purificatore. E voi sapete che essi, per esempio, fanno l'obiezione di coscienza non per motivi pacifisti, come prima motivazione fondamentale, ma perché essi non vogliono avere nessun segnale su di sé dei principi di questo mondo, che sono quelli ormai destinati alla distruzione. Nessuna possibilità si ha di intrecciare le mani con questo mondo che è votato ormai alla rovina. Io vi leggo adesso questo contrasto, ve lo leggo attraverso una frase brevissima. È la frase di uno di questi apocrifi. Si tratta del cosiddetto quarto libro di Esdra e già sentirete il clima dell'Apocalisse. L'Apocalisse è qualcosa certamente ha imitato da questo stile. Ecco, improvvisamente il sole apparirà di notte, sfolgorerà, la luna comparirà invece di giorno, gli alberi cominceranno a gocciolare il sangue, le pietre urleranno, sarà tutta luce, sarà tutto terrore, sarà tutta felicità per noi gli eletti. E vedete chiaramente il mondo che si sfascia, il tempo, i ritmi del tempo, i due luminari sono rotti. Ed ecco che all'improvviso questa specie di bagliore accecante e il tempo è finito. La terra non c'è più, siamo nel regno dei cieli. Ed è per questo motivo che questo tipo di religiosità è una religiosità tipicamente alienante. È una religiosità della proiezione verso il futuro, del decollo dalla realtà verso un cielo misterioso, apocalittico, come osiamo dire anche noi. E difatti per noi questo aggettivo è restato solo in questo aspetto, non nell'aspetto suo metafisico, di polemica col presente, di attesa di un progetto futuro, che è una cosa positiva. È restato per noi soprattutto come esplosione. Tutti, chissà quanti di voi hanno visto il film Apocalypse Now, eh? Questa specie di enorme, colossale conflagrazione bellica diventa l'apocalisse dell'ora, l'apocalisse del nostro secolo. Questa definizione dell'Apocalisse di Giovanni è vera, ma solo parzialmente. Dobbiamo sempre coniugare i due elementi, coniugare la profezia con l'Apocalisse. Il libro dell'Apocalisse di Giovanni è sì anche un progetto, lo sosterremo questo e vedremo quale progetto ci propone, ma al tempo stesso è anche, soprattutto, uno sguardo al presente, fedeltà a questo oggi così misero e così tragico. Terzo elemento, come dobbiamo dividere questo libro? È possibile prenderlo? Io suppongo che tutti voi desideriate magari fare, noi non lo potremo fare in questi quattro incontri, voi desideriate leggere tutto il libro, tentare di percorrerlo dalla prima all'ultima parola, da quella famosa rivelazione fino alla parola profezia, fino a quella famosa invocazione terminale. Ecco, se voi volete seguire una traccia, volete seguire quella che si chiama la struttura, avete la possibilità. Il libro ha nel suo interno un meccanismo, ha nel suo interno un po' come un orologio che è stato costruito in modo tale che esistono delle parti che hanno una funzione, per cui c'è una guida di lettura. Ma come sempre, ecco la fantasia di questo scrittore, poi tenteremo di dire anche chi è. Questo autore, nella sua genialità, nella sua anche follia per certi aspetti, ha costruito un libro sghembo, ha costruito un libro tutto squilibrato,
Un libro che non è su due piani ben precisi, è un dittico, sì, sono due quadri, ma questi due quadri, anziché essere paralleli, sono quadri che hanno da un lato una piccola composizione, dall'altro hanno una composizione monumentale, forse anche una sfida a far vedere che proprio la storia è sghemba, la storia è storta, è squilibrata. Primi capitoli, capitoli 1-5, facciamo così. I primi capitoli, il primo blocco di capitoli. Voi nei primi 5 capitoli trovate come una specie di grande introduzione, un'introduzione colossale, un'introduzione che ha due momenti, le famose 7 lettere. Secondo momento, oltre alle 7 lettere, vi incontrerete anche coi protagonisti. Egli li mette in scena. Questi protagonisti sono la corte celeste, l'agnello, il libro. Quindi c'è una specie di grande apertura dello scenario. Tutti gli attori sono presenti. Prima però c'è stato e ci sono state queste sette lettere misteriose che sono un po' fuori. Poi c'è il secondo momento. E il secondo momento è dal capitolo sesto fino alla fine, possiamo dire. Da lì in avanti si susseguono continuamente dei grandi simboli. Simboli che riassumono le varie parti. Prendiamo capitoli 6-7. Sette sigilli di un libro che sono spezzati. E questi sono simboli da decifrare. Andiamo avanti. 8-10. Sette trombe che squillano. Capitoli 11-15. Sette angeli, sette coppe, e all'improvviso appare anche una donna e un drago. Vedete come anche il ritmo è costante. Abbiamo i sette sigilli, le sette trombe, i sette angeli, le sette coppe, e poi una donna e un drago che si fronteggiano tra di loro. E poi alla fine abbiamo l'ultima parte, 16-22, un affresco colossale, grandioso. È forse questa la grande sala terminale del castello dell'Apocalisse, quando da un lato, con una scena che è michelangiolesca, l'autore mette in scena questa figura terribile, questa figura anche impressionante dal punto di vista stesso della stesura letteraria. L'autore usa tutti i colori del suo pennello barocco, rappresenta questa immensa grande prostituta, la quale è ubriaca del sangue dei martiri, continua a berlo, ha su di sé, ha sotto di sé tutto il mondo del bacino del Mediterraneo, lo controlla con la sua forza, con la sua potenza, con la sua economia. Ed ecco che all'improvviso un angelo, Dio, prende questa ubriaca, questa prostituta, la solleva e la scaraventa negli abissi del Mediterraneo. Questa scena grandiosa è, secondo molti studiosi, e noi la dovremmo esaminare, è forse una specie di grande lettura che il profeta fa del destino di Roma, la Roma imperiale ubriaca del sangue dei martiri. E secondo, in parallelo, in antitesi, quella scena meravigliosa invece, coloratissima questa, con una musica dolce, è il momento quasi della tranquillità del riposo, la scena della Gerusalemme celeste, quella scena col quale il libro finisce, questa specie di meraviglioso disegno al cui centro sta ormai la figura del Cristo, e sarà anche questa l'ultima pagina che noi esamineremo, con la quale noi concluderemo l'ultimo nostro incontro. E veniamo ad un altro elemento, un quarto elemento, l'autore. Il volto di questo autore ci è ignoto, diciamolo subito. Voi tutti dite l'Apocalisse di Giovanni. Ed è scritto anche così nel testo, perché se noi vediamo fin dalle prime battute, rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per render noto ai suoi servi le cose che devono presto accadere, che egli manifestò inviando il suo angelo al suo servo Giovanni. Noi sappiamo anche che esiste una descrizione, quasi una specie di nota autobiografica, nei versetti, sempre nel capitolo primo, nei versetti 9 seguenti. Io, Giovanni,
vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù, mi trovavo nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza resa a Gesù. Siamo in questa isoletta, un'isoletta smaltata di bianco, di verde e di azzurro, una isoletta che ancora oggi si può visitare, deliziosa, nell'Egeo, e siamo in domicilio coatto, come vedete. Il profeta descrive la sua esperienza. Io ero qui a causa della parola di Dio. Rapito in estasi nel giorno del Signore, udii dietro di me una voce potente come di tromba che diceva. Quindi l'autore si presenta come Giovanni, ma noi sappiamo bene che appena si cerca di percorrere il testo ci si accorge che è distante molto dal Vangelo di Giovanni. Tra l'altro noi sappiamo che il Vangelo di Giovanni è frutto di un'operazione quasi corale. L'hanno scritto certamente più mani questo Vangelo, non l'ha scritto una persona sola. Giovanni è quasi un po', direi, il punto di partenza, la sorgente. Noi sappiamo che, per esempio, il Vangelo di Giovanni finisce al capitolo 20, ma quando noi abbiamo letto la parola fine lo riapriamo e ci accorgiamo che c'è un capitolo ulteriore, il capitolo 21, con un'altra conclusione, con un'altra parola fine. Il Vangelo di Giovanni quindi ha avuto più edizioni, ha avuto più mani. Anche l'Apocalisse di Giovanni, perciò, è frutto di questa specie di grande scuola. Una scuola che era nata da Giovanni, l'Apostolo, ma che certamente aveva avuto una vicenda tutta propria, tutta personale. E tutti i libri apocalittici usano per tradizione attribuire la propria opera a un personaggio famoso, antico. Enoch, Mosè, Elia, Eliseo, Paolo, Giacomo, Pietro, Giovanni. Quindi dobbiamo riconoscere che l'autore dell'Apocalisse di Giovanni non è certamente Giovanni. La teologia è distante, lo stile è diverso. Qualche punto di contatto indubbiamente c'è col Vangelo, perché questo era un discepolo, costui era un discepolo, legato a questa scuola. La scuola che era fiorita soprattutto in quella serie di città bellissime che costellavano tutta la costa ionica della Turchia. La grande chiesa dell'Asia Minore, quella chiesa a cui verrà indirizzato fin dalle prime battute il messaggio, è la chiesa che ha generato il libro dell'Apocalisse. E badate bene, quella chiesa ci ha prodotto due opere, il Vangelo e l'Apocalisse, oltre alle lettere che sono un opus minore. Tutte e due le opere sono tra le più alte del Nuovo Testamento, sono tra le più ricche e le più complesse. Era una chiesa perciò che aveva, era una serie di chiese che aveva nel suo interno una ricchezza teologica particolare. Noi lì ritroviamo perciò il tentativo di scoprire in profondità il mistero di Dio. Questa chiesa è la chiesa che ha tentato di varcare anche qualche frontiera della teologia solita. Ha tentato di scoprire qualcosa di più della figura di Gesù e della figura del cristiano, del nostro destino. Quinto e ultimo elemento, gli attori. Il libro dell'Apocalisse ha una serie di attori dominanti e noi adesso per scoprirli potremmo anche fare una specie di esercizio, come vi dicevo, un esercizio di lettura, per cui vi accorgerete subito delle difficoltà che si incontrano a leggere normalmente questo testo. Vediamo il primo personaggio, quello è il più semplice, è l'immediato, lo si vede quasi sempre dominare l'orizzonte, anche se non è in primo piano, è Dio. Il Padre. Ed è Giovanni che conia quella bellissima definizione di Dio. Dio è colui che è, colui che era e colui che viene. Voi vedete che tenta, attraverso questa definizione, di trovare quasi tre fili che raccolgono in unità, che stringono in unità tutto il succedersi della storia. Dio è sopra e tiene il passato, il presente e il futuro. Ma c'è un secondo personaggio che è certamente il dominante in maniera concreta, è quello che occupa lo spazio maggiore. Proviamo allora a individuare il suo volto leggendo un testo. Il testo che scegliamo è l'affresco di questo personaggio nel capitolo 11, primo, nei versetti 12-20, e qui vi incontrerete subito con le difficoltà caratteristiche
quelle difficoltà caratteristiche della lettura di questo libro, che è per eccellenza un libro simbolico. Io mi fermerò ad ogni simbolo per tentare di darne una definizione elementare e immediata. Ora, dopo essere stato chiamato, la Patmos, come mi voltai per vedere chi fosse colui che mi parlava, vidi 7 candelabri d'oro. Dunque, 7, simbolo della perfezione, un simbolo biblico chiaro. Vidi 7 candelabri d'oro. Il candelabro è il simbolo del culto. La Bibbia ha una pagina bellissima per descrivere il candelabro d'oro dell'arca. Il candelabro è perciò il simbolo della preghiera. Poi la si interpreterà più avanti e diventerà proprio esplicitamente il simbolo della Chiesa che prega. Quindi io vedo innanzitutto una specie di sfondo corale, tutta la Chiesa che sta pregando, d'oro. L'oro è per eccellenza nell'Apocalisse il simbolo non solo della preziosità, ma il simbolo della consistenza. Vedremo che ci sono gradi diversi di consistenza. Questa è la consistenza somma, è qualcosa che rimane. In mezzo ai candelabri c'era uno simile a figlio di uomo. E qui l'autore cita l'Antico Testamento. Cita una pagina celebre, usata anche spesso da Gesù, quella del capitolo 7 di Daniele. Questa figura misteriosa che c'è, che appare sulle nubi del cielo, davanti a Dio, ed era quasi un figlio di uomo, era simile ad un figlio di uomo. Una figura misteriosa, ma che l'ascoltatore subito capiva. Si tratta del Cristo. Con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d'oro. Questo è l'abbigliamento classico sacerdotale. La veste talare, la fascia che è il segno della dignità e d'oro, ancora una volta la stabilità. I capelli della testa erano candidi, simili a lana candida, come neve. Vedete l'insistenza su questo simbolismo cromatico. Il bianco, il candido. Il libro dell'Apocalisse diceva, giustamente, lo dovremmo citare anche lui, Chagall, questo entusiasta dell'Apocalisse. Anche, sapete, Chagall, questo grande pittore franco-russo ebreo, israelita, ha dipinto le famose vetrate dell'Apocalisse. E lui ha, nella sua intuizione di poeta, ha detto una cosa molto suggestiva. Il libro dell'Apocalisse è per il pittore certamente quanto egli può sognare, perché già gli vengono indicati tutti i colori, ma è anche la disperazione del pittore, perché domina il colore che il pittore non può mai accogliere, perché è la miscela totale dei colori, il bianco, quando invece l'opera del pittore è proprio la divisione dei colori, è la separazione, è lo spiegare il colore. E difatti domina continuamente questo bianco, questo lumino. Che cos'è il bianco? Il bianco è il colore dell'eternità, è il colore dell'escatologia. E allora voi vedete che i capelli bianchi, candidi come la lana, come la neve, sono il segno dell'eternità. Egli è eterno come Dio, come il Padre. Voi sapete che il libro dell'Apocalisse, per indicare l'eternità di Dio Padre, ha usato anche un'immagine che noi abbiamo ancora, che è diventata quasi una specie di piccolo sistema che noi mettiamo per continuare a reclamare questo bisogno di immortalità, di eternità che ha l'uomo. Ci abbiamo messo fino a non molto tempo fa sulle nostre tombe. Dio è l'Alfa e l'Omega. La prima e l'ultima lettera dell'alfabeto, non c'è parola che è fuori, non c'è fatto, perché in ebraico la parola, nel mondo semitico la parola è la realtà, non c'è parola che non sia fuori, egli è l'eterno in maniera completa. Aveva gli occhi fiammeggianti come fuoco, fuoco è il simbolo della divinità. I piedi avevano l'aspetto del bronzo splendente purificato nel crogiuolo. Il bronzo è uno dei famosi gradi, vedete, quei gradi di solidità, di stabilità. Il grado massimo l'oro, il bronzo è un grado minore. Voi vedete che esiste anche una descrizione nell'interno della figura del Cristo della sua umanità. Cristo non è tutto d'oro. Cristo ha nell'interno anche questa specie di venatura, la venatura della nostra stessa realtà di uomini.
ha i piedi di bronzo, passato nel crogiuolo. La voce era simile al fragore di grandi acque, le acque della tempesta sono le acque del giudizio. Quando il mondo sarà o totalmente avvolto dal fuoco, prima possibilità, oppure seconda possibilità, ma la meta è la stessa, il mondo sarà quasi totalmente sommerso da un'ondata travolgente che si sprigiona dall'abisso e sale cancellando tutta la creazione. Egli, il Signore, è il principe la cui voce è per eccellenza un ordine al nulla, la cui voce domina anche il nulla, è più forte del fragore delle grosse acque. Nella destra teneva sette stelle. Sette stelle si spiegheranno dopo che cosa sono. Sono le sette chiese, sono queste sette comunità alle quali l'autore indirizzerà questo messaggio nel nome di Gesù. È suggestiva questa immagine che è presa dall'Antico Testamento. La lingua, si sta descrivendo il corpo, avete visto, del Messia, del Cristo, la lingua è una spada. E per il semita, almeno per quello di formazione biblica, l'immagine era immediata. Quando il profeta Isaia descrive l'ideale sovrano, quello che si chiama il Messia, quello che egli sogna finalmente apparire all'orizzonte di questo mondo, come lo descriverà? Egli dirà: non sarà come i nostri sovrani, che pronunciano sentenze o ingiuste o inefficaci. Il sovrano perfetto, il Messia, avrà una bocca che appena pronuncia una parola, questa parola diventa la spada che castiga l'ingiusto, diventa verga che colpisce l'iniquo. Ecco allora l'immagine ereditata da Giovanni, dall'Apocalisse. La bocca del Cristo, la parola del Cristo, è un giudizio reale, efficace, è una spada a due tagli, che divide e che guarisce, è una spada che passa nell'interno della carne degli uomini. Ecco il ritratto del secondo grande protagonista, il Cristo. Terzo personaggio. Il terzo personaggio è la Chiesa. Sette chiese. Queste chiese, le vedremo la prossima volta, sono davanti a noi con tutto lo splendore della loro ricchezza e anche con tutte le loro miserie. Voi sapete che il libro dell'Apocalisse anche dipinge spesse volte il grigiore, la flaccidità di certe chiese. Noi leggeremo un testo durissimo contro una chiesa la prossima volta, che è la chiesa frigida, la chiesa tiepida, quella che non ha nulla dentro di sé, neppure il male, fosse almeno fredda. Ultimo protagonista. È un protagonista strano questo, è il protagonista che piace di più a quelli che vogliono trovare enigmi nel libro dell'Apocalisse. È il simbolo. Il simbolo è, nel libro dell'Apocalisse, è veramente una persona che si muove, non sono delle cifre vaghe. Noi, per esempio, è uno studioso famoso, un grande poeta inglese, Thomas Eliot, ha definito il libro dell'Apocalisse il festival dei simboli. Una festa continua di simboli, avete visto anche in questo breve brano che è uno dei più castigati, questo che abbiamo letto. Quali simboli sono dominanti? Innanzitutto il simbolo onirico, il sogno, la visione. Appena lo vidi, dice subito dopo quel brano che abbiamo letto, io caddi ai suoi piedi come morto. E nella specie di sogno, in questo flu misterioso, compaiono dei segnali, dei segni ancor più strani. Il sogno, la visione, molto cara al poeta. Secondo, abbiamo un gusto particolare per dei simboli che si muovono, i simboli animali, zoomorfi. Sono simboli terribili. Il bestiario dell'Apocalisse è un bestiario terrificante. È piaciuto sempre, io direi che qui bisognerebbe portare davanti ai nostri occhi quel pittore indimenticabile, inquietante, che è Hieronymus Bosch, il grande pittore olandese, se non sbaglio, deve essere la metà del 400, hai visto anche l'inizio del 500, il pittore olandese maestro di Bruegel, con quei suoi quadri
che hanno sempre fosforescenze da tragedia, in cui le figure umane si sfaldano, si squarciano, si spezzano, perdono consistenza e appaiono queste bestie mostruose, terribili, impressionanti. Il bestiario dell'Apocalisse è ricchissimo, soprattutto domina quel terribile drago che dovremo appunto interpretare, perché dietro quel simbolo si nasconde un messaggio certamente. Quel drago, dopo tutto, secondo alcuni studiosi di letteratura inglese, ha ispirato, assieme al Leviathan di Giobbe, ha ispirato il famoso terribile mostro dei mari, il Moby Dick di Melville, che è una parabola sul senso della vita, sul senso della storia e sul senso del male. Quella specie di grande mostro che anche qui appare, che emerge sempre di più ed è sempre lì lì per essere conquistato e mai catturato. Il libro dell'Apocalisse dice che si può conquistare il mostro del male. Ancora un altro simbolo, il simbolo cosmico. Gli arcobaleni, le città splendide. Pensiamo, tanto per fare un esempio, gli astri, questi astri che incombono e che battagliano tra di loro nel cielo, questi astri che si scontrano, questi mondi che si sfaldano all'improvviso, e soprattutto su tutto quella immagine che nel Medioevo, nelle raffigurazioni medievali, creava sempre una certa impressione, che è diventata poi una delle immagini classiche anche della visione funebre. Dio è rappresentato come il grande mietitore o il grande vendemmiatore. Getta la sua lancia sul mondo e comincia a tagliare, a pareggiare, e tutto è morte, tutto è distruzione. Tutta la campagna verde è demolita. E da ultimo il grande simbolo sociale, il simbolo della prostituta, il simbolo che si trova facilmente della vita quotidiana. Quei simboli che sono qualche volta minuti e qualche volta terribili. Ed è questa un po' anche la strana combinazione del libro dell'Apocalisse, la prostituta colossale, l'impero di Roma, i sette colli, queste realtà grandiose della società di allora, ma anche alcune scene come quella delicatissima quotidiana, che è diventata anche uno degli emblemi del libro dell'Apocalisse. Capitolo 3, versetto 20. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Questo quadretto di vita familiare: passa un viandante, un ospite, bussa la porta, ma questo ospite è per eccellenza l'ospite decisivo, quello che darà un senso nuovo al tuo pranzo, al tuo banchetto. E naturalmente in questa simbologia sociale datata abbiamo la famosa gematria, la simbologia dei numeri, questa aritmetica mistica che naturalmente è tutta da decifrare di volta in volta. Voi tanti numeri li conoscete spontaneamente perché sono stati ereditati proprio un po' dall'Apocalisse. Il 7 è tutto l'Antico Testamento, anche perfezione. Il 12 è perfezione, sono le 12 tribù di Israele. Ma l'Apocalisse non si accontenta, è un profeta, è uno scrittore barocco, esaspera. 1000, numero sterminato. 12, numero perfetto. 12 per 12, 144, è un numero iperperfetto, quasi. Ebbene, 144.000 eletti. Ecco questa miscela, vedete, di numeri per indicare una perfezione che esplode da tutte le parti. E dall'altra parte noi ci incontriamo, per esempio, nel capitolo 13, al versetto 18, con quel numero che è invece l'emblema sommo della imperfezione, è la cifra della bestia, 666, 7 meno 1 per tre volte, 7 meno 1, simbolo della totale imperfezione, moltiplicato 3, la bestia è il nulla, la bestia è per eccellenza la negazione. La gematria è perciò una geografia, anche quella da perlustrare per capire il messaggio di questo libro. E allora concludiamo.
Io vi ho dato alcune indicazioni, come sempre le indicazioni introduttorie sono necessariamente un po' noiose, sono le indicazioni che devono permettere di camminare, poi dalla prossima volta cominceremo a ascoltare la voce strana di questo poeta, di questo scrittore. Io vorrei finire con due considerazioni. La prima considerazione è questa: l'Apocalisse, vi dicevo, è un libro caro ripetutamente alla storia della cristianità. È un libro che viene ininterrottamente riproposto, viene riproposto in forme diverse. Recentemente c'è stato un convegno ad Urbino proprio fatto da filosofi sull'Apocalisse come struttura mentale. A Roma, alla fine di agosto di quest'anno, di settembre, uno dei nuovi grandi registi, direi o meno, del teatro e dei teatri sperimentali ha convocato 103 attori, e questi 103 attori, è un'indicazione che ho visto anch'io sui giornali, hanno recitato a Villa Borghese, ogni attore ha recitato una breve pièce dell'Apocalisse. Il testo era già obbligato, l'Apocalisse, e lo recitava con valenze, con scuole, con tonalità differenti, con varianti anche introdotte nel testo, una specie di lettura, direi corale, di un libro nel quale si cerca sempre di più un senso a quella storia che abbiamo definito essere in qualche modo una storia sghemba. Leo De Berardinis era questo regista che ha raccolto questi attori. Il libro dell'Apocalisse, come sapete, ha avuto una lunghissima tradizione di interpretazione. Sarebbe anche interessante farlo passare attraverso l'uso che ne hanno fatto gli scrittori, perché in qualche modo c'è stato un tentativo di dirottare il senso verso quello che il pittore, l'artista, lo scrittore sentiva in quel momento. È un modo anche questo, magari, per leggere l'Apocalisse attraverso l'arte, perché è sicuramente uno dei testi biblici tra i più usati. Ma io vorrei dirvi soprattutto una seconda cosa. Al di là del lavoro fatto dall'artista, al di là del lavoro che facciamo noi leggendo questo libro, al di là del paziente scavo che richiede, questo libro non deve essere mai, ed è questa l'indicazione che io voglio proprio mettere in premessa, non deve essere mai assolutamente solo il libro del terrore, il libro dell'Apocalisse. Non solo perché vedremo alla fine c'è quel grande scenario, è il libro della speranza, perché questo libro ha nel suo interno irrefrenabile, e lo vedremo, un senso profondo di gioia. È un libro che ha prima di tutto e soprattutto un'attenzione a tutto ciò che fa sì che rende quasi la vita infelice, che rende la vita uno scandalo, ed è per questo che egli accumula tutti gli elementi negativi, ma poi all'improvviso egli dice a tutti gli uomini sfiduciati: io ho registrato come voi tutto ciò che ci convince a non vivere. Ora in questo momento vi dico l'ultima parola: merita, mette conto sommamente di vivere. Ed è per questo motivo che allora il commento terminale conclusivo, essenziale al messaggio di questo libro, l'ha forse scritto Lutero quando ha dato, contro l'opinione medievale che vedeva in questo libro il libro della disperazione, il libro della tragedia, ha dato di questo libro questa descrizione brevissima, che non è la descrizione del libro, perché il libro è altro, ma è paradossalmente il seme, il sapore, il sale del libro. Egli immagina che il libro dell'Apocalisse sia come una grande danza. Voi sapete probabilmente che nel capitolo 8 del libro dei Proverbi si descrive Dio che sta creando come se facesse un ballo. E pensate la Bibbia come è stata curiosa, non ha usato il verbo che si usa per descrivere la danza rituale, la danza liturgica, la danza solenne. Ha usato il verbo che si usa per i ragazzi e le ragazze quando ballano. E ha rappresentato Dio che crea come se fosse un giovane pieno di vigore,
che si abbandona freneticamente a questa danza. Dio ama il mondo, Dio è entusiasta del mondo, è entusiasta dell'uomo. Ed è questo il senso primo e ultimo della storia. Genesi, capitolo primo, e l'Apocalisse. Ed ecco allora le parole di Lutero. Queste parole che descrivono la nostra Apocalisse, come diceva lui, quell'Apocalisse che attendiamo. Allora l'uomo giocherà con il cielo e con la terra, giocherà col sole e con tutte le creature. Tutte le creature proveranno anche un piacere immenso. Tutte le creature proveranno allora finalmente un amore immenso, una gioia lirica. E rideranno con te, o Signore, e tu a tua volta riderai con loro.